già stasera è uscita a cena. In fondo adesso il mondo è la sua casa. Madeleine, tu pensa che strana la sorte. Giacomo Manzoni, tra La legge e Gli occhi di Pazia trascorrono circa 70 anni, ma la sua scrittura è davvero così cambiata dall'uno all'altra? La scrittura è sicurissimamente cambiata, perché è passato appunto 3/4 di secolo quasi, e c'è stata una maturazione, un arricchimento, su questo non si può discutere, però molti colleghi, musicisti, critici che l'hanno sentita appunto dall'esterno e non dal punto di vista mio, sostengono che c'è una continuità, sia pure nella differenza, e questo non mi dispiace, che una persona è quello che è, non è che cambia, può cambiare la tecnica, migliorarsi, perfezionarsi, e poi ci possono sopravvenire anche idee, capacità nuove, ma il nucleo della persona evidentemente poi emerge anche attraverso queste modificazioni che sicuramente ci sono state. Claudia Sorace, mi sono chiesta se ci fosse una linea rossa che unisse i segni così distanti nel tempo. L'ha trovata questa linea rossa tra La legge e Gli occhi di Pazia? Beh, in qualche modo sì. E penso che questa linea rossa sia connessa alla violenza, la violenza del potere, la violenza del potere religioso, del potere economico, del potere dei forti sui deboli in generale. Nella legge si esprime, no, con la polizia che spara sui manifestanti, che sono poveri braccianti, quindi persone povere, mentre in Ipazia è la violenza dell'oscurantismo, è la violenza di chi non vuole mandare avanti il mondo, ed è anche una violenza di genere, perché poi è la violenza contro una donna studiosa, un intellettuale che, come dire, non giunge a compromessi con chi governa. È una violenza che ci arriva anche dalla musica di Giacomo Manzoni. Certo, io ovviamente da quello sono partita. Sono partita dal tentativo di connettermi in profondità, no? Di ascoltare in profondità la materia sulla quale avrei lavorato, e ho cercato, anche lavorando con il cast, di fargli ascoltare questa musica, queste parole. Ho cercato di farli entrare dentro degli immaginari in maniera estremamente precisa. Per esempio, con La legge abbiamo lavorato sul con le fotografie di Ernesto Treccani, che è un fotografo, un pittore milanese anche lui, coetaneo più o meno di Giacomo Manzoni, che è andato a Melissa nel luogo della strage dei braccianti, da cui nasce l'opera La legge, proprio pochi giorni dopo quella strage, e ha fotografato queste persone. Ecco, partendo dall'osservazione precisa di questi corpi, di questi volti, che secondo me sono raccontati in maniera estremamente esatta, no? Dalla musica e dalle parole della legge, ecco, ho cercato proprio di riportare in vita questi volti, questi esseri umani che appunto hanno cercato di cambiare le cose anche a rischio della propria vita. Da che parte vuoi stare nel tempo che verrà? È la domanda forse che sta alla base. Certo. Lo smembramento del corpo di Pazia, no? Del finale, che ho deciso appunto di rappresentare, no? Rappresentare ciò che in teatro normalmente non dovrebbe essere rappresentato, no? Perché fin dalla tragedia greca, no? Non si vede il momento della morte, viene omesso. Eppure qui, come dire, ho proprio cercato di farlo vedere nella sua semplicità, no? Quindi nella semplicità di un corpo che viene cosparso di nero, e quello è il prezzo da pagare per chi sceglie di non tacere.
ovunque si trovi e chiunque esso sia. Ecco, io non so che cosa farei io se mi trovassi, no, in una situazione del genere. Forse nessuno di noi lo sa veramente finché non ci si trova, però credo che il mondo, la società ci stia portando sempre di più, stia estremizzando sempre di più delle lotte, ci stia ponendo un po' gli uni contro gli altri, e quindi forse a un certo punto arriverà il momento che dovremo decidere dove stare.